Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del martedì con Euro Truck Simulator 2 Special Turbostar di Rough Garage. Oggi andremo a continuare il nostro Euro Tour, la nostra esplorazione delle capitali europee, e oggi effettueremo la tratta Zurigo-Roma. Oggi, come al nostro solito, ovviamente trasporteremo un elicottero. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Tuesday with Euro Truck Simulator 2 and with our beloved Turbostar. We will go on doing our long trip, exploring the European capital. Today we will do our trip. We will start from Zurich and we are going to Rome. We will transport an helicopter. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi avec Euro Truck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des capitales européennes. On va continuer notre retour avec notre bien-aimé Iveco Turbostar de Rough Garage. Nous allons voyager et nous allons faire. Nous partirons de Zurich et nous arriverons à Rome. Et comme toujours, nous allons transporter un elicottero. E adesso andiamo. Buon viaggio. Grazie. Ma allora qui, carburante, come siamo messi? I will check the fuel first before starting our journey, our trip. I always prefer short trailers. Pianale ribassato. Sembrano identici. Prendiamo questo. Accettiamo. Agganciato. E adesso andiamo. Allora, vediamo un attimino se c'è un distributore di benzina. Allora, vediamo. Sì. Uno sta qua. E un altro sta. Allora. È ora di andare. Vediamo un attimo una cosa. Ok, ce la facciamo. We can do. Perfetto. E come il nostro solito. Airbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta.
Benvenuti. Grazie mille, presidentissimo dottore, eccoci qua. Mi hai beccato appena in tempo, sto iniziando il viaggetto, ma prima di partire, come al solito, faccio la foto di rito. Mi raccomando, voi che guardate questo video, seguite il canale dell'amico Fernbus. Mi ha fatto schiattare dalle risate ieri. Mamma mia, mi ha fatto morire dalle risate, è stata grandiosa. È andata alla grandissima la leva ieri, mi ha fatto veramente morire dalle risate. E poi prima di cena, quando sono andato a pranzare, continuavo ancora a ridere, a cenare, continuavo ancora a ridere, sembravo un pazzo, ho fatto morire dalle risate. Comunque grazie per avermi consigliato, come si chiama, il ciopo quello lì, che adesso mi fu, Resident Evil pare che si chiama, là. Ottimo gioco, l'ho preso anch'io, l'ho trovato ad un prezzo molto molto allettante e veramente ben fatto. Io ci avevo giocato alla prima versione, la primissima versione, però questo qui ho notato che è fatto ancora meglio. Infatti io nella live di domenica mattina l'ho detto, durante la live ho detto che insomma mi avevi consigliato tu sto gioco ed effettivamente è piaciuto anche a quelle persone, diciamo quelle poche persone che interagivano in chat. È veramente fatto bene e fa pure paura in certi punti, veramente veramente mi complimento con te, al di là del fatto che adesso stai qua in chat, ma sei uno streamer veramente eccezionale. Eccezionale veramente. E faccio una bella suonata di clacson in tuo onore. E questo clacson porta fortuna, almeno fino adesso. Diciamo così, il tour europeo sta andando bene. Grazie, grazie. Oh, ma al di là di tutto, pensa che quando ho diciamo così, pensato a questo format, non credevo che potesse fare un bel po' di visualizzazioni. Però poi ho visto che man mano che andavo avanti anche su YouTube, le visualizzazioni rispetto a prima sono aumentate. Cosa porti di bello questa sera? Ah, bello, bello, bello. Ma la mitica 500 mica l'hai venduta, quella lì che hai fatto un lavoro di regolazioni incredibile, preciso e perfetto a livello professionale. Ah, spiego, mica è quella della Volkswagen là. Quello lì della Volkswagen pure
quello che chiamano Samba Bus. Ah, mitico quello. Io mi sono divertito ad elaborarlo su Gran Turismo, ma mi sono divertito. Non era velocissimo, però teneva bene la strada. Invece con la New Beetle, con quella lì su Gran Turismo, con quella lì proprio, non so perché, ma era una scheggia, tipo la 500 che hai elaborato tu. È un ottimo traguardo, 12 spettatori in live. Vuol dire che ciò che fai lo fai in maniera ottimale. Le persone poi non si scocciano di stare a guardare le tue live. I 500 iscritti poi mi pare che già li ha raggiunti, se non ricordo male. È importante l'interazione con la chat. Quando si può, è importante interagire con la chat e soprattutto far sì che chi sta guardando la live non sia solo spettatore, ma sia anche si senta parte integrante della live. Ah, 565. Allora qua a 570 dobbiamo festeggiare, che è un ottimo traguardo. E qua è il mio canale pure, a rilento, sta andando bene. Il Turbo Star è sempre con te. Mi raccomando, sono le 19 sul canale di Fernbus. Andiamo a seguire la live anche per gli amici che guardano questo video su YouTube. Alle 19 passate sul canale Twitch dell'amico Fernbus08 e se non avete un account registratevelo, registratelo perché non costa nulla e sosteniamo anche i piccoli streamer, piccoli grandi streamer. E se vi fa piacere, ovviamente passate anche nel mio canale. E comunque qua siamo a buon punto, Fernbus, con l'Eurotour del Turbo Star. Mi manca soltanto l'ultima tratta martedì prossimo, che sarà Roma-Lisbona. Però, dato che il camion è una vecchia Gloria italiana, e allora adesso che da Zurigo sto andando a Roma, poi da Roma passerò per Napoli, andrò in Calabria, passerò per la Sicilia, mi imbarcherò in Sicilia e raggiungerò poi il Portogallo, dove concluderò il tour fatto con il Turbo Star, in attesa poi di vedere un pochettino, in attesa dell'espansione della Russia. Insomma, terrò questo camion un po' a riposo. Ho fatto circa 20.000 km tutti praticamente in questa
sfida. Sì, però la mod qui su, ma tu dici qui su Eurotrack oppure su Farming? Perché al momento questa qui è una delle più stabili e delle più efficienti Rough Garage. Ma in progetto un upgrade dei camion. Perché se è così è buono. Quello c'è, quell'Iveco T-Way pare che si chiama. Ah, ottimo, ottimo. Anche perché il T-Way pare che si chiama, è fatto bene esteticamente. È molto bello. Sono in generale tutti i mezzi di Eurotrack sono ben fatti. E posso dire di averli provati tutti, ma proprio tutti. Il Fiat su Farming, devo vedere, lo sai, mi ha fatto incuriosire, dopo devo vedere il Fiat, perché c'è quello lì di Peppe, non so come si chiama, Peppe, mi ricordo il Peppe, poi c'è una sequenza numerica, e quelli lì, vabbè, quelli lì, quelle mod lì ce le ho tutte, praticamente. Su Farming ho scaricato tutte le mod col nome Fiat. Ce l'ho tutte quante. So we were talking about a new truck, a Fiat Iveco new truck. I was talking with my friend Fermus, and I was saying that it would be a good thing if we can play on Eurotruck Simulator 2 with the T-Way. I suppose that should be the name of the truck. J'étais en train de parler avec mon ami Fergus 08 à propos des camions, et il me disait que il y a un projet d'insérer dans le jeu de Euro Truck Simulator 2 un nouveau camion chez de Iveco. On va voir, on va vérifier. Et on espère que bientôt on pourra jouer avec un nouveau camion. Il Fiat Seno. Ah, ma tu parli delle mod, quindi, se ho capito bene, giusto? Che se non ricordo male, ma forse è una mod, ho capito. So Fermus, my friend, says that the truck is an old glory, so it is not a new insert of a Euro truck, but is he was talking about a mod. Fermus 08, il a dit que le Fiat n'était pas un camion qui devait être inséré dans le jeu base,
Mais c'est une mode. Donc, c'est une mode. Devo provarlo. Che sono curioso di vedere com'è. Questo qui di Ralph Garage. Io ho visto anche sul sito internet, e in pratica hanno scattato delle foto in 4K e poi hanno riprodotto in maniera fedele e maniacale ogni tipo di dettagli. Vabbè, poi hanno fatto anche la mod a pagamento, in cui c'è il motore potenziato da 640 cavalli, il marmittone all'americana, poi abbiamo i circhi e infine il suono del motore, e mi sto scordando, mi sa, di anche di qualche altra cosa, forse il cambio. E comunque 640 cavalli qua su questo mezzo sono è una potenza molto molto importante. Infatti, quando ho trasportato carichi più pesanti come una locomotiva, il camion camminava lentamente, manteneva una velocità costante, però non si fermava. So I was talking about mode, about the engine of 640 horsepower, American pipes, wide pipes sound, e mi sono distratto. The wheels, and I was saying that 640 horsepower on this truck are very important power. Because when I was transporting a locomotive, this truck slowed down, but it didn't stop. So this truck is a very good truck. I read on the internet site of Ralph Garage that when they were making this mod, they shooted 4K picture. So we have replied all the minimal detail on this track. Ok, Fernbus, poi vado a leggere il messaggio. O via. È da provare. Je disais avec Fernbus 08 que si son que vente horsepower ici sur ce camion, ils sont très importants parce que il donne à ce camion la
la puissance juste pour transporter par exemple une locomotive comme j'ai fait. Et j'avais remarqué que le camion il était en train de ralentir, mais après il ne perdait pas de vitesse, au contraire il tenait stabilement la vitesse. Et j'utilisais une mode que j'ai payé 5 €. Et il m'a donné le moteur de 640 HP, les cercles pour les roues, les tubes d'échappement en style américain, le sound des tubes d'échappement vidés et... C'est très bien fait. Compliment Ralph Garage. Complimenti Ralph Garage. 6,90. Lo devo provare. È da provare. Bisogna vedere un po' la versione se è aggiornata alla la mod. Fernbus. Ah, e allora non può mancare. Devo provarla perché adesso sono curioso. Ok, poi me lo guardo, ma tanto sicuramente la mod la proverò. La testerò. Ci vorrebbe anche su altri giochi potrebbero portare il Turbo Star elaborato in stile camion da corsa. Sarebbe veramente qualcosa di incredibile, perché stiamo parlando anche di un motore, diciamo così, di vecchia generazione. Quindi poca elettronica, ma tanta potenza rude. Ottimo, direi. Se consideri il tempo che è passato, insomma, se ne sono parecchie le visualizzazioni. È un ottimo risultato. Cheers. Approfitto anche per ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline, a coloro che si iscrivono ovviamente anche quando sono online, a coloro che, come l'amico Fernbus, passa in chat a lasciare un messaggio, e soprattutto in particolar modo a coloro che con i bit aiutano il canale a insomma
a rimanere in vita. I want to say thank you so much everyone, as to my friend Fernbus08 for the followers, when I am offline, as well when I am online, who leave a message in chat, and a special thank to who, as my friend Fernbus, support the channel by the bits. Thank you so much. Je veux cueillir l'occasion pour remercier tous ceux qui s'inscrivent au canal quand je suis en direct, mais surtout ceux qui s'inscrivent au canal quand je suis en réplique. Je veux remercier aussi tous ceux qui laissent un message dans la chat, mais surtout tous ceux qui soutiennent le canal avec les bits. Merci beaucoup, merci beaucoup. Meno male, almeno così. Comunque, forza Horizon. Vabbè, ma tu come la porti tu, diciamo? Non è il metodo, è il modo classico. Sei più divertente. Come si dice a Napoli, fai pariare. Ovvero, è un gran divertimento quando qualcuno si diverte in maniera molto grande, si dice, mi hai fatto pariare. Mi ha fatto divertire, è un grande divertimento. È vero. Invece con le sub, come sei riuscito a sbloccare poi le icone? Tu vedi, è l'unico modo per sostenere il tuo canale, insomma, è quello di... con il Prime, che è gratuito, e quindi alla fine insomma ti sostengo, ecco. E io invece ho ricevuto la prima sub sabato. È stato un fatto storico, e insomma è stata una bella sorpresa. Pardon, venerdì durante la live di Euro Truck Simulator 2 con il convoglio del venerdì, e c'è stata una persona che mi ha onorato, insomma, della sub con la sub, e col Prime è gratuito, quindi insomma è doppiamente apprezzato il fatto che uno magari non può permettersi grandi movimenti, diciamo così, economici, e usufruisce del Prime, e quindi sostiene il canale. Ed è stato un evento storico. Che poi, tra l'altro, devi sapere che gli alert sulle sub, tra l'altro quelli sonori, non li avevo proprio considerati. Ho detto, beh, chi vuoi che vada a fare la sub su questo canale qua, insomma. E invece poi con sorpresa ho visto che questa persona molto gentilmente, ecco, ha sostenuto il canale con la sub. So I was talking about what happened Wednesday during the convoy live stream on ETS2, and I was very impressed
while an user has been a subscriber, and I was not prepared at all for this, and I didn't set up for the alert for the sub. Et j'ai parlé avec Fembus de ce qui s'est passé vendredi soir pendant le notre voyage du vendredi, et j'ai parlé de la sub de manière très surprise, et je n'avais pas préparé les alertes, les sons pour les pour les sub, et les sub parmi Amazon Prime, il est gratuit. Subs with Prime are free. Allora, andiamo un po' qua. Firenze, mi sa che dovremo arrivarci a breve. Oh no, siamo passati già per Livorno. E quindi mi sa che forse sto lasciando la Toscana, Fernbus qua. O a breve dovrei sbucare nel Lazio, credo, nell'Alto Lazio. O via. Terni. Ah, quindi qua siamo nell'Umbria, nella regione dell'amico della zappa storta, che saluto. Colgo l'occasione per suggerirvi alcuni canali amici, se vi piace, se siete appassionati di farming. Ecco, vi consiglio alcuni canali amici che sono Fernbus 08, 9 Gire 0, la Zappa Storta e il maestro Jason Farb. Mi raccomando, sosteniamo gli amici streamer. Passate per il canale e lasciate un bel follow. So if you are impassioned by Farming Simulator, I will suggest you a few friends channel that are Fernbus 08, 9 Gire 0, la Zappa Storta and the Maestro Jason Farm. Si vous êtes un passionné par Farming Simulator 19, je vous conseille des canaux de mes amis qui sont Fernbus 08, 9 Gire 0, la Zappa Storta et le maestro Jason Farmer. Thank you.
Mi sa che siamo quasi arrivati però, eh. Ancora dritto. Roma Nord, qua stiamo. Siamo arrivati all'uscita. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, usciamo a destra. Uscire a destra. Voglio, ovviamente, pure parlo pure un po' che napoletanamente. Andare a destra. Se vi piace farming, voglio io vi raccomando certi canali, certi amici che sono brava e poi fanno pare, ma fanno divertire. E mi fanno andare pure un po' di farming. C'è sta l'amico Fernbus 08. Poi c'è sta l'amico 9 gire 0 9 a numero gire 0 sempre a numero. Poi c'è sta la zappa storta. E poi c'è sta un maestro. Un maestro si chiama Jason Farmer. Che tra l'altro è pure paesano. Ma mi raccomando. Ma raccomando, uscire a la destra. mano ai streamer più shrill. Uscire a destra. Grazie, voglio. Fernbus, ho fatto la pubblicità ai vari canali, anche al tuo soprattutto, in lingua napoletana. Ogni tanto mi diverto anche a andare Andare dritto. dritto e dare uno strappo alla regola. Che poi dirlo nel proprio dialetto, nella lingua diciamo locale, secondo il mio punto di vista, rafforza ciò che si dice, cioè che è sentito, molto più sentito. E quindi noi qua mi sa che ogni tanto un po' di napoletano ci vuole, senza essere volgari, in maniera Andare sempre dritto. educata. Alla terza uscita. Ok. Uscire adesso. E martedì prossimo ci sarà Andare dritto. la parte conclusiva del nostro viaggio, che sarà un po' più Buttare lunga del bagagli. solito. Infatti partiremo da Roma direzione Lisbona, ma passeremo per Napoli, andremo in Sicilia, quindi Calabria, Preparati a voltare a destra. ci imbarcheremo in Sicilia, andremo Voltare a destra. a destinazione. Eccoci arrivati, sani e salvi.
Oh via! Abbiamo anche sbloccato una nuova abilità. No, questo no, ecco qua. Allora, il nostro appuntamento di questo martedì con l'Eurotour, con il Turbo Star, è giunto a termine per oggi. La nostra tratta Zurigo-Roma. Allora, l'appuntamento come sempre è per martedì prossimo, in diretta qui su Twitch, mentre invece il video sarà in replica il giovedì su YouTube. Nella descrizione del video troverete il link dei miei canali social, il link per acquistare Euro Truck Simulator 2 scontato e due link. Uno è il link del sito internet di Rough Garage, dal quale potete scaricare la mod base gratuita, questa meravigliosa mod del Turbo Star, e l'altra invece è della loro pagina Facebook. Mi raccomando, seguiteli. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel mi piace e condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube. Su, our rendezvous on Tuesday with Turbo Star. For today is finished. We accomplished our trip from Zurich to Rome. You will find this video on YouTube on Thursday in the description of the video. You will find a few links, my social media. You will find a link where you can buy Euro Truck Simulator 2 discounted, and two links. One is the link of the Rough Garage site, where you can find the mod base, so you can download for free. And another link is the page, Facebook page as well, of Rough Garage. So if you enjoy this video, please leave a like, share, and if you want to honor me, please follow my YouTube channel and my Twitch as well. Notre voyage avec le Turbo Star de Rough Garage, notre rendez-vous du mardi est terminé. Je vous remercie. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur ma chaîne YouTube le jeudi. Vous allez trouver des liens dans la description des vidéos qui sont mes canaux sociaux, un lien où vous pouvez acheter Euro Truck Simulator 2 à prix réduit, et des liens de Rough Garage, un lien où c'est le lien du site internet, de la site internet, où vous pouvez télécharger la mode base gratuitement. Et puis vous allez trouver aussi un lien de la page de Rough Garage, la page Facebook
de Raf Garage. Grazie a tutti, come sempre, per il vostro sostegno, per il follow, per i messaggi che lasciate in chat e soprattutto, insomma, a coloro che tramite sub o attraverso i bit sostengono il canale, questo piccolissimo canale. Grazie mille. I want to say thank you so much everyone for following this channel while you type in chat as well. Thank you so much, thank you so much to people that are helping this channel growing up with the subs and with bits. Thank you so much. Et je veux remercier tous ceux qui soutiennent ce canal, qui supportent le canal parmi les bits, les subs. Je veux remercier ceux qui s'inscrivent au canal et à tous ceux qui laissent un message dans la chat. Merci beaucoup à tous. Thank you so much everyone. Grazie mille a tutti e state buono. Ciao ciao.